Un'organizzazione umanitaria con oltre 100 anni di esperienza, impegnata nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità nei paesi del sud del mondo, arriva al Teatro Marruccino di Chieti per mettere in scena il Blind Date, un concerto al buio, una rinascita che si compie con le note di un pianoforte. Rappresenta un po' la metafora di quello che noi facciamo nel mondo. Noi siamo Cibiamo Italia, parte di una famiglia internazionale che rappresenta la più grande organizzazione umanitaria che si occupa di disabilità evitabile, in particolare di disabilità visiva. Vi do dei numeri, 285 sono i milioni di persone nel mondo che soffrono di disabilità visiva. Il 90% di queste persone vive nei paesi in via di sviluppo e l'80% di queste persone ha una disabilità evitabile. Ecco, noi interveniamo su questo 80% di persone e vogliamo cambiare il mondo portando luce e vita a queste persone. Cesare Picco, pianista e compositore di fama internazionale, caratterizzato da commistioni di musica classica e jazz, ha offerto il suo talento in uno spettacolo che dopo il sold out di Milano e Roma stupisce anche il numeroso pubblico di Chieti e spiega la musica ad occhi chiusi per un grande evento di beneficenza. La scoperta di tutti gli altri sensi è un torrente in piena, è un amplificatore naturale il buio. Ci si scopre più attenti a recepire il suono, il potere del suono. Ci si scopre molto più attenti a vivere il miracolo della luce, che è quello che assieme a CBM vogliamo rifare. L'intervento di Fornasetti è speciale perché il suo genio visionario ha creato delle immagini straordinarie e a maggior ragione quando arriva la luce, entrare nel mondo della luce degli occhi con queste sue immagini è senz'altro un'esperienza molto forte. Sono 5 anni che porto questo concept in giro per il mondo, dal Giappone alla Svizzera ai teatri italiani. Mi stupisce in maniera assolutamente positiva il desiderio collettivo di vivere un qualcosa assieme. Il Blind Date è un'esperienza collettiva sensoriale. E ogni volta mi regala un tragitto completamente nuovo perché la musica che faccio è completamente improvvisata.